Caramè, è un maresciallo. È andata a dare l'addio alla levatrice. Non è bastato l'altra con una figlia e per fortuna maritata. Ci voleva pure sta colombrina, sta piezza. Non ci ho pensato, dammi sto valigio, va. Grazie. Gesù, Gesù, chi doveva dirlo che alla mia età dovevo cambiare paese? Caramè, questa è la volta che tu trovi marito. Io se avessi voluto l'avrei trovato santo di marito. Caramè, davvero, e come no? E quando ci rivedremo? Quando Dio vuole. Raccomandami la Madonna. Sarocco, viaggiate con noi. Difendeteci, custoditeci, proteggeteci, liberateci da qualunque pericolo, da qualunque disgrazia, da qualunque fanciullo. Buongiorno. 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 Bacio le mani, padre. E lo maresciallo? Ah, è andato a salutare quella buona pezza della levatrice. Quella è stata la noia sua. Calma, calma. Che vuoi fare? Devo mettere a litigare pure mo'. Ma non ti abbassare tutte le commedie che mi fai. Io lascio destra qua, svergognata. Mi ha rovinato il maresciallo, ma io. Qui, silenzio, basta. No, padre, o troppo è troppo. Se non era per quella civettona, o maresciallo mio non lo mettevo in riposo. Eccolo. Basta, non sono un onorevole. Vestito da borghese non è più lui. Padre Nufesso, come voi altri? Grazie, grazie, grazie di tutto, grazie. Maresciallo, è proprio vero che va in pensione? No, congedo limitato. Noi dell'arma dei carabinieri non andiamo mai in pensione, ma dopo 30 anni di servizio ho diritto a un po' di riposo. Oh, caro, caro Don Emidio. Permesso. Prego, caramè. Siete stato per me più che un amico. Conserverò di voi un ricordo indelebile. Troppo buono. Mi raccomando. Cosa? A Sorrento non ricominciate da capo. Avventura amorosa, punto e basta. Per me, ormai... Voi dite sempre oramai e invece or sempre. No. Buon viaggio. Grazie. Grazie di tutto a tutti. Grazie. Vi lascio con questo saluto che mi è venuto in mente proprio adesso. Poveri versi. Addio, bello mondo da Sagliena. Quanti cari ricordi porto ancora. Care montagne, me ne torno al mare e di tutti voi non mi potrò scordare. Bravo, 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 sempre poeta. E che cosa sarebbe la vita nostra senza un soffio di poesia? Beh, che la Madonna vi accompagni ora e sempre. Grazie, 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 arrivederci. Ciao, arrivederci grazie. A tutti. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie.
Maresciallo, se ogni carabiniere che vedo ti mette in mano in coligna, tu prendi la mala salute. Ma Gaggia fa l'arma per me, era la famiglia, la vita, tutto. E mo ti fai un'altra famiglia e ricominci un'altra vita. E alla mia età? Tu sei giovanotto, coraggio. Già, coraggio e cuor di pecora, come dicono al paese tuo. Assettiamoci, cara me. Caramè, sono stato un grande egoista. Ho fatto male a portarti via. Sì, 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 certe cose non devo nemmeno pensare. Ora sono i biglietti, signore. Ehi, fu. Coraggio, Marissa. Caramè, fammi piacere non chiamarmi più con questo nome. Da buono non ti chiama più, ma tu fatti coraggio lo stesso. Pensa che torni al tuo paese e che il comune di Sorrento ti ha dato la più bella soddisfazione, nominandoti comandante delle guardie municipali. T'ho pregata, cara me, non dire guardie municipali, ma metropolitani. 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 Il guardie municipale non è lo stesso. No, io guardie municipali non le comanderei mai. Metropolitani sì. Metropolitani. Metropo. Metropo. Lì. Lì. Pani. Pani. Oh. Guarda, sei scucciando. Distraete, guarda il mare quando è bello. Guarda il Vesuvio, una volta tenevo pennacchia, sembrava una lucerna carabiniere. Voi sei spiatata. Pure lui è andato in pensione. Beh, alza la testa, alza la testa, alza la testa. Guarda, guarda in che paradiso io sono nato. Stiena la mano e cogli un limone, una stiena nata e cogli un arancio. Un limone. Dopo. Distraete. Guarda. Lì c'è Capri. Chi è? L'isola del sogno, le terre dell'amore. Oh, mamma mia. Excuse me, sir. Quella Ischia? No, Procida. Ah! Dopo Procida, Ischia. Ah, grazie. Prego, vuoi venire a Sorrento? Oh, io, Sorrento. Tedesca? Deutsch? No, svedese. Ah, svedese, siamo di famiglia. Non capire. Mon papà era chiamato, e te chiamé, Don Gennaren lo svedese. Papà suo è svedese? No, soprannome. Mon papà simpaticon, aimé beaucoup, aimé des jolis svedesins venus en touriste à Sorrento. Compris? No, non molto bene. Meglio. Nous arrivons. Ah. Arrivederci. Caro saluto, cavaliere Antonio. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Oui, caro sir. Au revoir, de nouveau. Bye. Alzate, grave, alzate, va. T'ho portato in paradiso. E chissà che combinerai in questo paradiso. Sì, sì. Andiamo. Mare. Caramè. Alberghi, alberghi. Comandante, ben arrivato. Grazie, ben trovati. Mi hai riconosciuto? E come no? De nuovo, madame. Bye. Mi hai riconosciuto? Comanda, ma noi siamo con paesano. Grazie. Datemi le valigie che facciamo tutti da noi. Bravo. Tonino! Io, date macchina. Matteo. Tonino. Matteo. Frate mio. Ma tu stai una bellezza, stai. Anche tu. No, io mi sono invecchiato. No, noi, caro Toruto, restiamo sempre giovani. Tu sei e sarai sempre l'eterno giovanotto. Cicillù, le valigie del comandante. Dopo, Don Matteo. Cicillù. Caramè, questo è Don Matteo, mio fratello, mi ha fatto quasi da padre. Sì. Matteo, questa è Caramella. Oh, piacere. Mi ha fatto quasi da madre. Sappiamo, io non ho parole. Oh, per carità, ma quanto è bello per Don Bosco. Cicillù, le valigie del comandante. È un po' bisbetica e brontolone. Ma perché brontolone? Ma io non ho avuto il coraggio di lasciarla. Finiscila che me torno a paese. Ha visto sto coraggio?
Comandà, abbiamo fatto tutto. Grazie tanto. Allora ce ne possiamo andare. Andiamo. Andiamo. Cos'è bello, sorrendo. Scusate, ma lei è proprio Don Andone che l'ho tenuto? In persona, ai vostri comandi. Grazie, vi chiedo sempre. Da bellillo, ma perché su Scugnizza ha voluto sapere se io ero proprio io? Qualcuno lo ha mandato a esplorare. Chi? Donna Sofia Smargiassa. E chi? E che vuoi? Tony, quella vuole restare a casa tua. Ah, la mia inquilina. Quella di cui mi hai scritto. Già. Ah, la mia inquilina capatosta. No, la casa mi serve. Donna Sofia si deve rassegnare. Agli ordini, signor comandante. Cicillù, Yam. Yam, Cicillù. Ah. Abbondante e con l'aggiunta pesce fresco, pesce vivo, pesce vivo imbalsamato, pesce fresco e resuscitato. Uè, donna Carmè, io prima di resuscita e poi vi mando in gelo, Ma che buco, fai tu? Sofì, non ti mischiare. L'assalta. Già, sì, la vedova allegra non si deve confondere. Uè, donna Carmè, sì signore, io sono vedovo con marito morto e tu sei vedovo con marito vivo. Sì, fatto male. No, niente. Natale, non dovete trovare i sassicoli. Sofì, gli tocca a te la C. Sofì! Sofì! Che? È arrivato il telefonente. Titi, pensaci tu. Ma tranquilla, pesce vivo, pesce fresco, taglio rosso, taglio viva. Eccola. Chi? Donna Sofia Smargiassa, la tua cara inquilina. State attento perché che sei capace di babocchia pure domini Dio, Fermi, Cicillù. Non mate, vi bacio le mani. Non andò. Scusate se mi sono osata, Ne parleremo domani. Sempre ai vostri comandi. Intanto gradito che sta cusorella, sono frutti pescati con le mani mie per darvi un benvenuto a Drusimare. Grazie, come accettato. E lei foste capace di farmi questo affronto? Ne parleremo domani, buona donna. Buona donna a me. Io non credevo d'offendervi chiamandovi buona donna. Ma come? Io mi presento davanti a voi con coro un coppamano e voi mi congelate. Donna Sofia, basta così. I nostri rapporti non si regolano con le chiacchiere. Ma che chiacchiere, io sono venuto a salutare Don Antonio nostro. Mamma mia, quando siete simpatica. Donna Sofì, se mio fratello vi sta simpatico... Sì, signore, simpatica assai, a malgrado del ghiacciato accoglimento che mi ha fatto. Allora lasciate il quartino che avete occupato di prepotenza durante la guerra. Sono senza casa e mio fratello è stato costretto a trovarmi un alloggio provvisorio. Che avete ragione, ma io sono povera vedova. Ah, vedova? Sì. E non cominciamo col fatto della vedova adesso. Vedova, sì, ma povera, non credo. E a Sorrento potete trovare quante case volete, io ve ne ho offerta più d'una. Io sono bisognoso di una casa a mare, donna Antò. Ma anch'io. Sentite, lui pure. Donna Sofia, noi vi abbiamo fatto causa, l'avete perduta. O ve ne andate con le buone, o vi sfrattiamo. Oh, sacce, che ti do cuore vitrificata. Ma ho frato vostro, non te ne avrò coraggio di mettere mie sana via. Don Antò, io sono sola. Don Antò, io sono senza protezione. I gambavi da mi sfacchinano la mattina a sera. Don Antò, io vi guardo e d'indogoro mio sento che va già dice. Che voi siete incapace, impotente. Mi fa male una poverella come a me. Voi non siete un galantuomo. Voi siete un zando. Donna Sofì, a chi pulite in babocchia? Mio fratello è stanco, lasciateci andare.
Ne riparleremo. E come no, sempre ai comandi vostri. Grazie, un'altra volta. Andiamo, Cicillù. Va, va. Donna Andò, un momento di disperazione, che io suicido me stessa. Pesce fresco, pesce vivo. Guarda che otto ha. Ma ci dà curare vitamine viventi. Frutti di mare, frutta dall'amore. Frutto tuo coro, frutta dall'amore. Frutti tuo coro, sono frutti ingannatori. Sufì, stasera che fai? Quello che mi pare piace. E quello che piace a te piace pure a me, accordo perfetto. Pesce fresco, pesce vivo. Sufì. Triglie rosse. Sufì. Triglie vive. Sufì. Ti piacesse stasera una passeggiata o bagno in Regina Giovanna? Ti ricordo, fu là che ti fece la prima dichiarazione. Ragazzo, lasciami lavorare. E fa, fa. Te voglio bene assai, ma tu non pensi a me. No, io non ci penso e non ci voglio pensare. Ma tu non tieni niente da fare oggi? Sufì. E dimmi come vuoi bene. Oggi non si fa credenza. Domani, forse. Ma solo un pucurino. Io so come una uccella, a me mi basta un vasillo. Mi basta un sorriso a me. Perché non hai mai avuto dei baci e dei sorrisi, mai? Sì. Ma tu sei avaro, è prepotente, sa. Io sono copadrone e padrona resto. Comandi mai, preghiera sempre. Vabbè, vuol dire che t'accendi il lume con mamma, donna. Stata buona, Sofì. Addio. Triglie rosse, triglie vive. Oh, eccoci qua. Mi pare di sognare. Aria natia. Mi sento ringiovanire, ma te... Vai calma, ringiovanire, se no sono altri guai. Tonino? Vieni un po' qua. Tonì, sturati bene le orecchie e stammi a sentire. Tu stai per mettere piede in casa di persona molto, ma molto per bene. Me l'hai scritto. È ripetita Juvent. Ah, Cicillù, fammi piacere, di' alla signora che saliamo subito. Vabbè. Or dunque. Questa distintissima persona vive sola. Sola. Ah. È di una pulizia morale casalinga esemplare. Ha accettato di ospitarti sia per un riguardo a me. Naturale. Sia perché sei accompagnato da Caramella. Grazie. Non ospita per lucro. Ha voluto usarmi questo riguardo perché mi è grata per averla aiutata come potevo ad uscire da una grave crisi sentimentale. Ah, crisi sentimentale. E lasciamo perdere, cerca di comportarti come un perfetto gentiluomo, eh? Lo sono. Lo è. Tonì, io non voglio promesse ai marinaio. Che te manca? A chitarra. Ah, mi raccomando, Cicciluzzo, non farla cadere, vero? Tonino, tu mi devi giurare che a Sorrento filerai diritto, come conviene a persona d'età. Un notaret. Che sta per ricoprire una carica pubblica delicata e che ha per fratello un sacerdote. Ha ragione, ragione. Matteo, ma tu mi tratti come uno scolaretto. Perché ti conosco troppo bene. Matteo, sono diventato un altro. La vita oramai non ha più attrattive per me. Io mi lascio vivere. Io sono un deluso, un distaccato. Non è vero, non è vero. E può darsi che un giorno o l'altro prenda una grande decisione. Penso di ritirarmi, di chiudermi in un eremitaggio. Sì. Tu eremita. Tu sarai eremita quando sarò roba adesso. Caramè, mi dispiace che tu scherzi su certi argomenti. No, ma te, la signora vi aspetta. Grazie. Andiamo, Tonì, Caramè, vieni. Quanto è? Facciamo 500. Sì. Mi raccomando, non perderlo mai d'occhio, specialmente quando è in casa. Non dubitate, dovere mio. E tienimi informato, eh? Verrò a messa tutte le mattine. Oh, brava. Oh, mio, Sandro. Da te. Entrate. Non sia mai, prima voi. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Questa è Caramella. Piacere. Mio fratello. Caro venuto cavaliere Antonio. Donna Violante Ruotolo. Ruotolo? Napoletana anche lei? No, per carità. Mia madre è svizzera. Mio padre, purtroppo, napoletano. Signor, prego, i tappetini. I tappetini, Caramella. Prego. Questo. Gesù, Giuseppe, Sannale Maria. Prego. Prego. Okay. Scusi. Pardon. Accomodatevi.
Questo è il tinello. Ah, living room. Bello, uno specchio. Si vede che la signora... Signorina, prego. Oh, pardon, pardon. Si vede che la signorina è una vera signora. Ed una perfetta cristiana. Si vede benissimo. Quella è la camera della signora. Signorina, prego. Scusi, tanto. Questa è la camera del signore. Via, via. Via, via. Ah, un bijou, un vero bijou. La nostra donna Violante ha pensato persino all'inginocchiatoio. Ah. Io mi auguro, io spero so che... So quali sono i miei doveri di credente. Grazie, grazie, donna Violante, per aver pensato con squisito intuito non solo al conforto del corpo, ma anche a quello dell'anima. Marmara mamma, si tappa dirle. Grazie, devotamente grazie. Prego, mio dovere. Armadio? No, 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 porta chiusa. Da nella mia camera. Ah, pardon. Tonino, Tonì, vieni a vedere. Scusi. Prego. E che aria, che vista. E Omar? Io sono venuto qui a Sorrento per stare a tu per tu con il mare. Ma già l'ha visto? Sugli aranceti. Gli aranceti in fiore sono una bella cosa, ma il mare, signorina Violante, sono tanti anni che non lo vedo. Beh, Tonino, un po' di pazienza, e quando riavrai la tua casa? Casa mia, casa mia. Piuttosto bisognerà farla ripulire. Chissà in che stato l'avrà ridotta, quella circe. Con permesso. Sorriando innamorata. Ma dimmi un po', è veramente una circe? Circissima. Tonì, farai bene a starne alla larga, Figurati. Lascia che me ne occupi io di questa faccenda. Ma tu sei il mio procuratore, hai i pieni poteri. Oh, quale metamorfosi! Sembra cameriera di Casa Reale. Sì, ma questa è la prima e l'ultima volta che me lo metto. Perché così mi passata, io non esco. Ma no, stai così bene, quanto sei bella. Fatti vedere. Però, donna Violante... Che signora, quanto è amabile, che santa, casa e chiesa, chiesa e casa. E si vede che hai simpatizzato con quella bizzonna. Ah, non offendere, sai, è una bidonna, ricca, ereditiera, vera signora. Sarà, ma io qua non ci rimango 24 ore. Ma tu te ne intendi di donna? Un gorilla. Guardala bene. Oh, guardate, una mistica sensuale. Dai, che ti aspetta. Aspetta me. Vai, ti preparo un po' di verve, vai, te la vedo io con la biancheria, vai. Si può? Prego. Gradisci un aperitivo? Oh, il bicchiere della staffa, in certo qual modo. Veramente il bicchiere della staffa si apre quando si parte. Ah già, questo è quello del benvenuto, grazie. Un poco d'amaro? Sì, amaro. Io amo la dolcezza in altre cose. Signorina Francesca, volete favorire anche voi? Francesca, signor, da 40 anni tutti mi chiamano caramella. E va bene, allora vi chiamerò caramella pure io. Hai visto? Caccia vedere. La signora Violante era santa della provvidenza. Mi ha offerto sta armadietta per metterci l'alto uniforme. Oh, squisitamente gentile. Ma perché? Perché, caramella, perché mettere in mostra? Lasciami fare. Fai, ma io voglio dimenticare il passato, protendermi verso l'avvenire come se avessi 20 anni. Come dice un poeta, Amate, amate, genti umane affaticate, santa l'avvenire, belle la vita, dolce l'amore. Si cena fra un quarto d'ora appena arriva Don Matteo. Con permesso. Andà, con questo un attacco. Ah, perdi il mio tempo, sta bizzoca. E lei? Sì, nella sua camera tirano il pianoforte con una coda lunga. Suona bene. Comandà, questa non è la solita levatrice. Fosse pure una duchessa, non mi riguarda, non mi piace, non m'attira. Così disse la volpe. Ah, cara me, certi modi si proprio scucciando, sa? Titino? Titino? Didi! Che chiamate a me? Non chiamavo a te. Scusate, sbaglio, sacrissima maestà. Titino! Arrivo! Che oggi pitti? Già, ieri ho fatto un po' di lire con lo scarico del legname e oggi pitto, in casa di donna Lucia la sarta. E domani Dio provvede. Che se la vita in morte famma come a me. Hai portato in municipio l'incartamento dopo concorso? Come no, ma quello per due posti di guardia municipale ci stanno 200 mortissimi di fame, dei quali 50 almeno sono raccomandati per. Ah, lascia far Dio. Tutto fa lui. Poi a dove va? Dopo paese. Visite? E che maggi mi sono, giudice istruttore? Va, torna a pittà, va. Scusate e perdonate, sacrissima maestà. Titino? Perché ti voglio bene, mi non ingotto, lo so. Va. Si ruvida scontrò. I prezzi del pesce li conosci? Eh?
E a passare, sai come si fa? Come no, sopra ogni chilo di pesce sono capace di arrivare fino a 200 grammi. Ah, bravo. Prova ad arrivare a 300. Don Salvatore, grazie a voi. Vuoi che scippa ancora? Uè! Ma che vanno a fare di te? Giusto. Di che rosa si mangia, quanto si ferma. Bocca a tiro. Ma state quiete. Bocca a tiro. Buongiorno. Anna Sofì, date il passaggio. E pagate il pedaggio. Anna Sofì, si della montagna e si imbarazzia. Tu ti imbarazzi. Ah, larga la reginella. Quanto sei bella. Gli ti cantasse una canzone. Carna bella e colore naturale. Beata a lui. A chi? A Nicolino Frungino. A chi l'è per me se spasima e basta. Là. Avanti. Pardon. Pardon, credevo fosse caramella. Scusate tanto. Di là c'è una donna. Vuole me? Sì, chiede di voi. Ma se volete restare mio ospite, vi prego di non dare più appuntamenti qui a casa mia a donne simili. Ma io non ho dato, io non ho donne. Ma quella chiede di voi. Ma io non chiedo di lei. Ma chi è? La cosiddetta smargiassa. E chi è sta smargiassa? Quella pescivendola. Ah, ditelo che non ricevo, che vada da mio fratello, dal mio avvocato. Già fatto. Ha detto che non si muove. Scusate, la liquido subito. Che volete? Che cercate? Don Andò, scusate l'ardimento. Ieri non avete voluto gradire, ma oggi non me lo fate questo affronto. Grazie, ma non posso. Questo qua me lo fate alla griglia. Questo qua è bianco con la maionese. E che si casni da me, facete quelli fritti. Ma no, ma che sono sti cose? Vi ringrazio, buona donna, ma non posso accettare. Don Andò, perché mi schiaffeggiate? La donna non si schiaffeggia neanche con un fiore. Don Andò. Io sono venuto perché la simpatia è simpatia, non per obbligarvi. Se voi mi comandate, io metto la mobile di casa mia, mamma mia, sapete? Io con vostro fratello mi sono incocciata, ma con voi che faccio a dire? Con voi non si ragiona. Voi siete un vero signore, voi siete il più simpatico dei sorrentini. Voi mi adulate? No, no, io dico la verità. Ieri quando vi ho incontrato, non so, ho sentito un trasporto, un'attrazione. Accomodatevi. Don Antò, non vorrei prorogare il disturbo. Ma per carità. Dunque, siete vedova? Non vedete. Vedova fresca? Freschissima e senza figli. Ah, vivete sola? Sì, sola, sola. Don Antò, voi mi dovete fare l'onore e la grazia di venire a casa mia che poi casa vostra. Volentieri, quando volete. Vi devo far vedere come l'ho tenuto il vostro quartino. A Pasqua l'ho fatto vitare da capo a fondo, lo tengo come un bijou. È venuto, facci un suo piacere. Ma senz'altro. Permesso. Hanno suonato alla porta. Emma. Ma è vostra moglie, signore? No. È la mia governante. Io sono Scapolo. Ma voi che dite? Vi meraviglia? E come no, un uomo come voi, attraente, simpatico, signore. Sì, sono Scapolo, solo. Forse perché ho cercato l'amore vero e non l'ho trovato mai. Ma è possibile? È proprio così, l'ho cercato e lo cerco ancora. L'amore che riempie la nostra vita. L'amore che fa diventare eroi, poeti, santi, navigatori. Navigato? È arrivata la divisa. Don Antò, siete un incantatore. Oh, troppo buona. Comanda, è ora di andare al municipio. Vado. Beh, io toglie il disturbo. Oh, ma che dite, piacere. Allora mi venite a trovare? E come no, vi va bene fra un'oretta? Sempre a vostra disposizione. Arrivederci. Buttatelo via. E perché? Chi le parla, sto pesce? Puzza! Aria. Oh, signorina, le chiedo ancora scusa. Lei... Che è successo? Lei parla d'eroi, di poeti, d'amore, di santi con quella lì. Ma non credevo che le mie parole fossero spiate. Prego, non sono abituata ad ascoltare dietro le porte. Ho udito pur non volendo udire, perché lei parla a voce alta. Può darsi. Lei parla troppo. Glielo dico perché voglio bene a... Non mi pare. Oh, prego, non voglio bene a lei, ma Don Matteo, poveretto, così preoccupato per il suo ritorno al Sorrento, per questo mi sono permessa. Faccia pure. Ragazzi, mi raccomando, anche voi, mi raccomando. Un po' di pazienza, ragazzi, immaginate, questo è uno scorciatore, viene dai carabinieri. Arriva. Sta venendo. Arriva. A posto, in linea.
Signor sindaco, il comandante. Ma per l'amor di Dio, l'igiene è la prima cosa, giusto, ricordatelo. Attenì! Caro tenuto cavaliere Antonio. Felicissimo, benvenuto. Bene. Novità? Che novità? Le novità del giorno? Ah, io veramente non ci metto ancora un giornale. Le novità che vi chiedo sono quelle della forza, punizione, malattia, rapporti. Ah, giù capito. Vabbè, rompete le righe. Tutto da riformare, signor sindaco. Confidiamo in voi. Le presento la giunta. Igiene. Traffico. Annona. Maternità e infanzia abbandonata. Istruzione. Spettacolo. Pompe funebri. Nettezza urbana. Turismo. Aiuole e giardini. Cavaliere. Cavaliere. Cavaliere, vi porgo il saluto della giunta comunale che, designandovi al comando dei vigili urbani, ha nutrito e nutre fiducia nella vostra alta competenza e nel vostro senso del dovere. Con questo augurio vi rinnovo il più fiducioso e cordiale benvenuto. Bravo. Grazie. Bravo. Complimenti vivissimi. Grazie. Signor sindaco, signora giunta, grazie, grazie di cuore per il vostro fiducioso benvenuto e grazie anche per aver aderito alla proposta contenuta nel messaggio testé inviatovi dalla mia ultima residenza montagnosa, bandendo un concorso per due posti soprannumerari nel corpo dei metropolitani dei quali oggi ho l'onore di assumere il comando. E di aver aderito anche ad equipaggiare il nostro corpo di una grande uniforme per le eccezionali ricorrenze. Molto bene. Darò alla mia Sorrento quello che ho dato all'arma in 30 anni e più, nei quali ho servito con fedeltà ed onore il re, il duce, il presidente della Repubblica. Bravo. Cercherò. Chi ha detto? Cercherò di infondere nei miei metropolitani un senso di alta responsabilità e di dinamismo congiunti, non mai disgiunti, dalla militare disciplina. Bene. Con questi sentimenti levo alto il mio cuore e grido: viva il sindaco e viva Sorrento! Veramente bravo. Complimenti. Complimenti vivissimi. Già, ricordo. Andiamo, quando siete belle. Bontà vostra. Se permettete, vado a dare un'occhiata al mio quartino. Andate, donna Sofia, vi aspetta. Ma che, va a trovare Sofia? Già, va a trovare Sofia Bella. E perché? E perché con drink tendrà. Donna Sofia Bella si mette con l'autorità. Avete visto? Avete bella comincia a ricevere. Chi ben cominci, dice il proverbio. Donna Sofia, al di sopra di ogni sospetto. Che non porto, contento tu, figlio mio, contento tutti quanti. Permesso? Chi è? Amici. Subito. Mannaggia l'ana mechite. Comandante,
Quale onore! Mi pare del re di Napoli così. Ah, è una semplice divisa. Ah, accomodatevi. Finalmente, chez moi. Che dite? Oh, scusate, mi è scappata una frase in francese. Ah. Volevo dire finalmente a casa mia, la mia vecchia casa. Quanti ricordi. Rivedo mamma, buon'anima, seduta a quel balconcino, aspettando a papà. Là ho veduto la luce. Si può. E favorite, voi siete il padrone. Zi Nicola, buon'anima, anche lui. Prego. Prego, prima voi. Scusato disordine, ma io non tengo la fame de chambre. Ah, francese. Ah, oui. Je parlo con un malo francese, perché avete 3 anni fame de chambre all'hotel Gigiore. Ho detto che parlo correntemente il francese perché sono stata cameriera 3 anni all'Excelsior. Ah, ci ho capito benissimo, ma io preferisco, scusato, il napolitano. Avete ragione. Che profumo, notti d'Oriente? No, lavanda cannavale. Ah. Io venni al mondo dove dormite voi. Mi fa piacere. Il fu vostro consorte? Sì. Povero Pascolino mio. La vita, la morte, l'eterna ruota. Qui lo vedete più meglio, guardate. Ah, sì, più naturale. Più vivo. Vivo. Ma come mai è morto così giovane, forte? Oh, destino. Gradite un bicchierino di rosolio? Veramente a quest'ora? Ma a voi non so dir di no. Lo sapevo che con voi non si ragiona. Con voi si perde la capa. Oh, per carità. Ma levatemi una curiosità. Perché non vi siete risposata? Perché tra pochi giorni finisce il lutto. Ah, e poi? E poi? Vedremo. Cin cin. Cin cin. Bene augurando. Grazie. Io vi auguro di diventare generale di tutte le guardie municipali e di farvi una bella casa grossa quanto alla Reggia di Caserta. Grazie. Prego. Ma accomodatevi, vi prego, siete a casa vostra. No, preferisco muovermi. L'aria natia mi metto non so che. È casa mia. Casa mia. Don Andò, io vi capisco. Ma anche voi cercate di mettervi nei miei panni. E come no, stavo appunto pensando di trovare un arrangiamento e coabitare a Roma, a Napoli, a Milano. Molti padroni di casa, inquilini, si sono arrangiati alla bella e meglio. E coabitano. Don Andò, io ne fossi felicissima e onoratissima di coabitare. Perché voi mi state simpatica assai. Ma qui non siamo in città. Io sono vedova sola e voi siete scapola. Immaginate il chiacchiere. In meno di 24 ore io divento la vostra mantenuta e poi tutto riesce a Priesta. Comprendo ed apprezzo la vostra sensibilità. Oh, bontà vostra. Ma voi non apprezzate abbastanza la situazione mia. Don Andò, fate di me ciò che volete, ma non mi mettete a mia sala mia. Mia sala via voi, ma neanche per sogno. Su, un bel sorriso. Quando sorridete siete un incanto. Allora mi concedete la proroga? Come no? Dipende da un mucchio di circostanze. Fatemi fare un giro d'orizzonte, poi vedremo. Sempre ai vostri comandi. No, preghiera. Preghiera sempre. Ah, Don Andò, scusate se approfitto. Approfittate pure. C'è stanno giovinotto. C'è già un pretendente? No, non faccio di cattivo pensiero. È un povero disoccupato, un lontano parente mio. Figlio di una cognata della sorella cugina di mio padre buon'anima. E ha fatto la domanda per concorso per guardia municipale. Aspira a diventare metropolitano? No, guardia municipale. Oggi si chiamano metropolitane. Vabbè, metropolitane. Ma per 2 posti ci sono 200 concorrenti. È la piaga della disoccupazione. Tutti si fanno raccomandare, ma questo lontano parente mio non tiene santi in paradiso, voi mi capite? Capisco benissimo. Come si chiama? Nicolino. Pascazio Nicola. Pascazio? Nicola. Sì. Faremo tutto il possibile per accontentarvi. Don Andò, voi siete un santo. Donna Sofì, voi siete travolgente, donna Sofì. Don Andò, questo balcone è tutto spalancato. Avete ragione, ne riparleremo più tardi, con vero? Piacere, un altro bicchierino? Sì. Le vuoi ste cose? Comandante, questo è il giovanotto di cui vi ho parlato. Lei sarebbe... Sì, è lui. Che sarebbe io? Ho detto a Don Antonio che hai fatto concorso per il posto di guardia. Metro Tulipano. Politano. Ah, sì. Sì, ha già portato tutti i documenti, ma... Proformia.
Io non tengo maniglie, non... Ma non pensi alle maniglie, pensi invece a far bene gli esami. Sì, e io sarò il suo esaminatore. Ah, meno male. Mi disturbo, donna Sofia. In quanto alla proroga stia tranquilla, parlerò con mio fratello, lui è comproprietario Don Quartina. Oh, mamma mia. No, non dica così, lasci per a me. Di nuovo grazie per la cortese e squisita ospitalità. Oh. Addio, giovanotto. Ah, oh, e voi stai cozzano? Sì, e voglio, ma muovete te ne a casa, Mettiti a studiare. Dopodomani c'hai gli esami. Don Antonio mi ha promesso di aiutarti. Ma se tu sei un'asina... Su, Don Antonio a me. Non mi piace. E che t'ha fatto, povero uomo? E che t'ha già di? Non mi piace. Piace a me, basta. Ah, ti piace? Mi piace la casa sua. E questo io te l'ho permesso. Che permesso è permesso? Io per norme e regolatura non accetto permessi da nessuno, hai capito? Ci siamo capiti, giovanotto? Tetino! Pigliate ste cozze. E nemmeno io ho bisogno di permesso, sa. Vabbè, così stiamo a pace. E ma va a te, no? Sufi. E che succato scorde? Che mangia scorda? Il bacio. E perché me l'hai data allora? E perché mi faceva piacere? Eppure a me mi faceva piacere, facimmo un bis, Un bis con Cesare, vederci grazie, voglio... Sufi, facimmo terni. Ma che te, non ho potere, me una quaterna, cinquina, tombola e tombola geno, voglio... Sufi, e fammela vincere sta tombola, va. È nata volta. E quando? A Natale, la tombola si fa a Natale, va. Mannaggia. Oh, mademoiselle! Bonjour! Non me reconnaissez pas? J'avais l'honneur de vous rencontrer sur le vapor. Sur le paquebot. Oh, yo! How do you do? Moi, très bien, et vous? Oh, bene, grazie! Ma voi, colonel? Come si, come ça? Colonel, cavalerie? Come si, come ça? Et vous, très bien, sorrito? Oh, yo! Mia fila là. Ah. Fila bici. Sola. Sola. Io, Kitty, sola. Drink? Would you like a drink? Drink, drink? No. Poi io, drink. Martini, a mia fila, soli. Ah, drink, drink così. Voi io soli. No. Allo. Allo, enfant. Tonino! Désolé, drin drin domain, le prêtre me désire. Confesseur? No, scocciatore. Au revoir, a domani. A demain. A demain. E qua solo da 24 ore e già ti sei lanciato all'avventura. Quando metterai giudizio? Ma che ho fatto di male? Niente, e tu non fai mai niente di male, però ti metti sempre in mezzo ai guai. Adesso cominci pure con la forastiera. Una casuale rencontre. Rencontre? Una rencontre casuale, un semplice pourparler. Come si, come sa. Senti, non mi parla francese che mi fai scordare pure ora, non mi fai scordare, va. Va, va, cammina, va. Ma che c'è, per un po' di francese, che esagerazione. Eh no, c'ho gente che aspetta e poi devo mostrarti un documento. Avanti, grazie. Oh, donna Violante. Passequi. Salutamo, cara me. Sì, come andà? Sì, proprio una figurina, eh? Non mi pare. Sì, sta bene. Bontà vostra. Volete farmi compagnia? Io sono digiuno, ho detto messa che è poco. Donna Violante, gradite un caffè? Grazie, non bevo caffè, lo sapete. Gradirò uno biscottino. Toni, voi avete tutte le virtù. Ah, veramente, tutte le virtù? Buona brioche. No, lo piace. Ecco qua. Oh, questo è il documento che volevo mostrarti, è il decreto di sfratto, lo faremo eseguire in giornata. Aspetta. Ma che aspetta? Ho già preavvisato l'ufficiale giudiziario. Non precipitiamo. Come sarebbe? Precipitiamo? Lo sfratto è un gesto odioso. Ma odioso? Come spasimavi di stare a tu per tu? Comare! Hai ragione, ma bisogna fare le cose con calma. Sempre che Donna Violante mi sopporti ancora per un po' di tempo nella sua bella e signorilissima casa. Per me può restare quanto vuole. E va bene, soprassediamo. Grazie, donna Violante. Grazie, squisitamente gentile. È una santa, sta signorina. Non ne ho mai dubitato. Scusate se abbrevio, caro me. Dobbiamo andar via.
Restate, non vi siete ancora confessata. E te ne vai sola sola? Come andare? Accompagnale. Se la signorina mi concede l'onore. Oh, per me. Addio, Matteo. Ciao. Addio, cara me, prego. Che bella coppia. Tonino, in un modo o nell'altro, si deve sistemare. Padre, io sto pregando da tanto tempo la Madonna. Lo so, lo so. No, deve mettere in giudizio. È troppo farfallone. Lo so. Male di famiglia. Lo so. Suo padre. Il nonno. Il toro esorrando. Che pace, che quiete. Quando mi trovo davanti a questo paradiso mi pare di vivere in un altro mondo, un mondo così diverso dal nostro, così vertiginoso e peccaminoso, un mondo dove l'anima nostra si può sublimizzare nella poesia. E nella preghiera. Già, nella preghiera e nell'amore. L'amore vero, quello che nulla chiede e nulla attende. L'amore di due anime gemelle che si incontrano, si guardano e dicono: finché io viva e più oltre, questo è l'amore, donna Sofì. Ma che donna Sofì, donna Sofì? Io mi chiamo Violante. Oh, scusate, io non so come. Lo so io. Ecco la vostra donna Sofia. Puntualissima all'appuntamento. Ma io non ho appuntamenti. Con permesso. Ma perché mi fuggite? Perché siete un diavolo tentatore. Don Andò, cercavo proprio di voi. Che è successo? Ho saputo che vostro fratello mi fa dare lo sfratto in giornata. Oh, voce infondata. Ho già detto a Matteo di sospendere, che mi sarei messo direttamente d'accordo con voi. Ah, grazie, Don Andò. E allora, quando possiamo? Qui non vi posso dare udienza. Sempre a vostra disposizione. Mi piacerebbe parlare degli affari nostri in una dolce tranquillità. Avete ragione. Oggi, per esempio, verso il tramonto, non potrei venire a rivedere la casetta nostra e a prendere una tazzolilla caffè nella vostra amabile compagnia. Voi mi pregiate. Ma già tutto palazzo spettacolo per la vostra visita di questa mattina. Che tristezza. Allora facciamo così. Vediamoci verso le 5 ai bagni della regina Giovanna. È un posto romantico, lontano da occhi indiscreti. Vi piacerebbe? Piace a voi. Basta. Oh, donna Sofia, voi mi fate venire il capogiro. Oh, donna Andò! A quest'oggi. Arrivederci. Ho seguito. Comandante! Comandante! Comandante, sei il signor sindaco che mi desidera. Come faccio? Una visita di dovere dalla quale non posso esimermi. Fammi il piacere, di al sindaco che non ho mai trovato, perché sono andato a Vichequenze per servizio e mi raccomando al tuo tatto. Lasciate per me, vabbè. Ma che, già vi siete messa la divisa bianca? Kitty! E a te che te ne importa? Arrivederci. Colonnello. Buongiorno. Io sto cercando Kitty. Uccita. Mia cagnolina amorosa. Excusez, je suis de service, commandé. Cagnolina cerca cagnolina. Sì. L'amour. L'amour, Kitty. Madame. L'amour. Kitty. L'amore. L'amore. Amor, amore, come amor, amore, come si dice, scusate, mi ha prestato un binocolo. C'è schizofia? Già. Eccola là. È andata sola? Solissima. Ma che è andata a fare? È la donna che va sola, verso l'amore vola. Poco per una donna come voi. Donna Andò, calmatevi. Donna Sofì, mi avete vulcanizzato. Rimaniamo qui, è così romantico. Quasi diventa poeti per forza, Avarcatel, Omaro, Tramonto. E voi, dolce sirena che vieni dal mare, lasciati amare. Dolce sirena che stai sullo scoglio, amo te sola voglio. Donna Andò, io aspetto la proroga dell'affitto. Ma sì, tutte proroghe che volete, ma non turbate quest'ora di poesia. Donna Andò, ma io sono in mia taraviglia. Ma basta la mia parola, una stretta di mano. Che basta la parola? Dici il proverbio, carta canta. Ma adesso canta il mio cuore, scusate, domani canterà la carta. Domani metteremo nero su bianco. E ora, ubriamoci. Eh?
Ubriamoci. Assottato, no? Ubriamoci, Sofì. Cavimba fa? Ubriarci, dimenticare tutto e tutti, vivere nel sogno. Dolce sirena che vieni dal mare, lasciati amare, lasciati amare. Ma perché non avete fatto poeta? Destino. Forse perché non ho mai trovato la donna ispiratrice. Ma adesso leggo chiaro nella mia sorte. Voi stringete invece di leggere. Pure i preti fanno turismo, che tempi. Venite, rifugiamoci là sotto. Don Andò, salutiamoci. Aspettate, questi scocciatori se ne andranno, venite. Oh, ecco, qua si sta benissimo. Don Andò, il sindaco. Oh, sindaco? Oh, mamma mia, quello mi cercava, che pasticcio. Sarebbe più prudente che voi. Sì, è prudente, io me ne vado, ma voi che fate? Caggia fa, se vengo su con voi, quello mi vede, capirete, nella mia posizione. Quello mi cercava per un affare urgente, andate, andate. Sì, Don Andò, ci vediamo domani. Ma venite a casa mia, è meglio. Che vi dicevo, a domani, che dommaggio. Grazie. A vista eccellenza Caballese. Ma scendiamo giù, così potremo vedere da vicino questo straordinario anfiteatro naturale. Ma si salghia, si scivola. Fate attenzione, se no qua andiamo a farmi tutto guarda a mare. È un terreno un po' accidentato. L'ho visto. Piano piano. Ecco qua. Come vede, eccellenza, in questa mirabile conca, sul patrizio romano Collio Felice, costruì una villa di cui sopravvivono le mura maestre in reticulatum di laterizio. La leggenda attribuì alla regina Giovanna. Ma accomodatevi, prego. Una spiccata preferenza per questo luogo, che oggi è diventato un delizioso rifugio di innamorati. Vi faccio accendere? Prego. Grazie. Madonna mia benedetta. Purtroppo queste meravigliose acque sono inquinate dai rifiuti delle navi di passaggio e dagli scarichi delle fognature della città. Comoda, comoda, sto qua io, comoda. Tutto bene, sì? Benissimo. Stavi di guardia? Qui. A dove si sta? Uè, acchi, acchi, acchi! È stata ferma, a dove si sta? A dove pare via, c'hai capito? Io non ho da contare nessuno, specialmente a te. Ma fa un'altra che sono con qualche altro che con me hai sbagliato la strada, voglio. Sì, lo so. Ho sbagliato a volerti bene. Se hai sbagliato, cambia. Attenta, eccellenza, che qua è difficile arrampicarsi. Faccia aprire, poverina. Signorina? Mademoiselle! Salvata! Sovì! Grazie! Provata mare? Sì, dalla mer. Fresca foghì. Oh! Sì, la poverina faceva glu 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 glu. Oh, grazie, vero amico. Ma come presto l'hai bagnato? E drink? Drin drin, volentieri. Tonino! Scocciator. Andare. Andare presto. A domani.
A demain. E grazie per Kitty. Ma che hai combinato? Salvataggio. No, il salvataggio lo faccio io. Ma non posso continuare così. E nemmeno io, tu sei l'ombra di me stesso. Non sai tutto. Ma come fai? È il signore che mi illumina. Sono venuto a casa e non c'eri. Perché? Perché correvi da cavallina. Guarda come ti sei ridotto. Tonino, quando ti darai una regola di vita? A te, per 30 anni sono stato sotto la puntura regola militare. Adesso riposati. Ormai hai una certa età. Ma che età è età? Io mi sento forte, giovane, gagliardo. Ma batte a cucca che è meglio, va. Se mi cocco o non mi cocco, questi sono affari miei. Vos deos perdere vult dementa. Sai che significa? Non lo so, e non lo voglio sapere. No, devi saperlo. Significa che il signore fa scimunire tutti coloro che vuol mandare in perdizione. Tonì, è il caso tuo. E sia fatta la volontà di Dio. Sia fatta. Buonanotte, va a te. Buonanotte, Tonì. Tanan funno che ha girato tutto mondo, non ha visto con macca, guarda qua che sti giardino, sienta sti giur arancio, no profuma così fina, dinto coro serva. Io ti dico parata Dio, ti allontano da sto coro, da sta terra della mara, tieno coro per un turno. Quel benedetto ragazzo. Non lo so, Don Matteo, sta tanto male. Lo sapeva. Sì, sta tanto lo male, Don Matteo, piano, piano. Ma che sta? Silenzio. Sì, sì. Avanti. Che voce. Oh. Buongiorno. Buongiorno. C'è il dottore. Tony, che c'è? Come ti senti? Buongiorno cavalieri. Buongiorno dottore. Noi ci siamo conosciuti in municipio, io sono uno degli assessori. Assessore di genere, ricordo benissimo. Vediamo che cosa hai questa indisposizione. No? Ma niente, le signorine esagerano. Ieri sera andando a letto ho sentito un leggero dolorino qui le reni. Ma te lascia andare. Stamattina svegliando ho avuto la dabbenaggine di dire, signorine, che avevo questo dolorino alle reni. Va bene. Ecco, vedi. Amaron. Ai, un leggero dolorino c'è. E adesso vediamo che cosa può essere. Tony. E vedi questo. Signore, ma che può essere? Ieri sera è tornato a casa bagnato fradicio. Ha fatto un bagno vestito. No, avventure marine. Ah, niente di grave. Una volgare lombaggine. A frigore. Ciao, tesoro. Spedisco in farmacia, ma non si deve alzare, eh? E quella è coccia tosta. È proprio così, è testato. Sì, ma sta benissimo, uno saluto da ciao. Per carità non glielo dica, sennò quello si sfrena di più, no. Caro dottore, io la ringrazio tanto, per carità. Ah, per carità. Miei cari, tutti. Tutti dobbiamo collaborare per cercare di salvarlo. Faremo il possibile per salvarlo. È una santa. Signore, io vado in farmacia. Sicuri, caro me. E tenetelo a letto, mi raccomando, Sti tappadella. Buongiorno, signorina.
Avanti! Addosta! Oh, addosta! Sono qua, sono qua, sono qua. Non si volta un momento. Ecco, ecco fatto. Ma è impazzito! Si rimetta subito a letto. È impossibile, ho da fare. Che cosa da fare di più urgente? Ho gli esami degli aspiranti metropolitani. Ci sono degli altri esaminatori. Poi alle 10. Alle 10 che cosa? È un colloquio importante. Lo rimandi. È un colloquio decisivo, grazie comunque della sua premura, signorina. Visitare gli ammalati è un'opera di misericordia. È troppo buona. Sono qui come suora di carità. Ah, le buone, oneste, eroiche, suore, ospedaliere dalle bianche ali. Ai. Una fittina. Lasci stare le bianche ali e mi permetta di fare qualche cosa per lei. Che cosa? Un massaggio. Un massaggio? Con le sue manine? Mm. Non cominci a dire stupidaggini. Si mette a bocconi sul letto. Subito. Faccio male? No. Che c'è? È solletico, ma proceda pure. Faccio male? Male, 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 male assai. Proviamo con l'olio benedetto. Benedica, benedica pure. Faccio male? No, no, lei ha una manina fatata. Ma che fatata? Mi dica piuttosto, ha mai sofferto di lombaggine? Purtroppo, male contratto in servizio. La Madonna sa quanto ho patito per diventare maresciallo. Disciplina, servizio, sole, gelo, nutata, acqua, appostamente schiuppettate. Ieri ha fatto appostamenti e schiuppettate subacquee? Sì, subacquee. Sono caduti in acqua per lo strande scogliere. Alla ricerca di pesci vendole. Ah, sono diventato un sorvegliato speciale. Ma che sorvegliato? Mezza Sorrento l'ha vista ieri insieme a quella pesci vendola. Pesci vendola, tu che sia, non giudico una donna dalla condizione sociale. Io sono un sincero democratico che guarda al sentimento. Già, lei guarda al sentimento. Come mi giudica male. Buongiorno, signorina Violante, lei si ricrederà. Il lupo perde il pelo. Uomo peloso, uomo virtuoso. Andalena Francesco! Beh, com'è andata? Ci spero poco. E Nicolino? Sta sotto comandante. Già, Nicolino va tranquillo. E perché va tranquillo? Nicolino è un candidato di donna Sofia. Ma che c'entra donna Sofia? Come, non sapete? O comandante si è incapricciato per smargiarsi. Ieri sono stato in idillio. O bagna da Regina Giovanna. Ah, e Nicolino che dice? Fuoco la Monica Gennaro! Passiamo adesso ai segnali stradali. Monica. Questo che cos'è? Divieto di transito. A chi? E che ne saci? E questo? E... Popo, 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 popo. A tromba. Beh, passiamo ora alle misure di carattere morale. Se tu sei di perlustrazione sulla spiaggia e incontri una donna in bikino... E che rego bikini? Ah. Due pezzi. Che fai? Caccia fa, la guardo, no? Che guardi? Elevi. Caccia eleva. Elevi, regolare, contrapezione. A chi? Alla donna in bikino. Oh, Gesù, e perché? Perché il bikino non è permesso sulla spiaggia che in determinate misure. Allora già gira con metro. Tu stai dicendo lo cuofo nelle fessarie. Toglio l'incontro. Ma io, non comincia con insubordinazione. Ripeta presso a me. Elevo. Elevo. Regolare. Regolare. Contravenzione. Contravenzione. Alla donna. Alla donna. In bikino. In bikino. Bravo. 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 Subito, comandante. Comandante, sono io. Carta bollata. Ah, bravo. Penne e calamaio. Sì, ma quando hai finito va un negozio, eh? Sufì. Se oggi quel fedele di Don Antonio non ti firma la proroga, io ti tolgo il saluto. No, no, firmerà, firmerà, sta tranquillo. Eccolo. Sofì, sono stato promosso. Bravo, sono contenta. Ma ci vediamo questa sera. Nicolì, amo Gene, Nicolì. Sofì, io non so più, non mortetano. Sì, vabbè. Oh, comandante mi ha detto che c'ho carriera aperta, stipendio e posizione sociale. Osaccio, ma ne parliamo più tardi, eh. Permesso? Comandante. Comandante, prego. Nicolino, ti ringrazio per la bella notizia, ci vediamo più tardi. Prego, comandante. Ho promosso per amor vostro, ne farò un perfetto metropolitano, con me non si scherza. Osaccio. Disciplina di ferro, istruzione tutti i giorni. Ma voi siete comandante nato. Ecco, questa qui è la carta bollata per la proroga e questa qui è la penna. Prego. Senz'altro. Accomodatevi. Volete la tazza del caffè? Sì, grazie. Sofia, se voi poteste leggere il mio cuore. Uno, due? Due. Se voi poteste leggere il mio cuore, il sentimento che provo. Io leggo
Leggo. Tutta la notte mi sono chiesto, Antò, che vuoi? Che cerchi? Ah, forse cercate la penna? Ma no, Sofì, io cerco l'amore, ma non solo l'amore. Io cerco un focolare, una donna come voi, eh? Sono 30 anni che giri il mondo solo, sempre solo. Ecco, questa è la nostalgia mia, una famiglia e dei figli. Sofia, ditemi che non sogno. No, non sognate. Lo dite sinceramente? Sì. Viene la innamorata che tiene amicizie intime e sta fatto bagno la regina Zuar. Ma che me basta con queste sporche insinuazioni? Io sono stato promosso perché oggi ho studiato. E già da fatta lezione da una Sofia Bella. Oh sì, tu volevi. No, Sofia! Donna Carmè! Comandate! Io la lezione ve la do a voi e ve la do in faccia! Scinne, tanto sia faccia! Scinne, ti tieno coraggio! Ma io scendo quando mi pare e piace! Già! Non puoi sospendere il colloquio con Don Antonio! Venite! Che là bisogna una buona mazziata! Voi non dovete abbassarvi! Io non mi abbasso! Ma quella è infamata a me e a voi! Non ti curar di loro! Io non mi curo! Ma insomma, Don Antonio, me la volete firmare questa benedetta proroga o no? Ma io vi firmo 1000 proroghe, vi faccio pure testamento. Quello che è mio è vostro. Voi mi onorate, ma firmate. Io vadoro. Vadoro, donna Sofì. Vadoro. Sì, sì. Chi è? Don Peppino. Don Peppino chi? Don Peppino Angiolino, l'ufficiale giudiziario. Vabbè, ripassate. Non posso. Vabbè, voi non potete, ma io non sto comoda adesso. Aprite il nome della legge, altrimenti gli carabinieri. Aprite, aprite subito. Scusate, donna Sofia, io devo seguire lo sfratto. Ma che dite? Ho sfratto a me. Sì, a voi. Questa è la sentenza esecutiva. O ve ne andate in santa pace o chiamo la forza pubblica. Don Antò, mi avete tradita. Io? Tradire a voi? Don Antò, con coro, tenete. Tenete la coraggio a mettermi a zavia anche la poverella? Gesù, Giuseppe, Sant'Anna Maria. Don Antò, voi non me l'aspettavo. Ho sfratto a donna Sofia. Ma come? Sto cuore cane, tenete. È una prepotenza. È una schifezza. Oh, è una schifezza. Oh! Don Peppino, potete soprassedere? Io non posso. Ma donna Sofia ha tempo fino al tramonto per il trasloco. E sta bene, fatti il vostro dovere. Benissimo. Vedrete chi è Don Antonio Carotenuto e quanto vale la sua parola di gentiluomo. Largo! Largo! Donna Sofia, questo è il decreto di sfratto. E mo sfrattate pure voi, eh? Andatevene, fuori! Fuori! O spettacolo è fornuto, andatevene. Andatevene, fuori! Fuori! E che c'è? Il comandante è uomo di parola, no? Ha promosso a me. E a te concede quante proroghe vuoi. E che ti hanno fatto? E tu non mi scuccià? Va, vattene! Asciuga gli occhioni tuoi belli. Don Antonio sta ai tuoi comandi, sì. Ieri sei stata ai bagni da regina Giovanna. E oggi? Oggi dove andrete a sollazzarvi? Ah. Questo è un ringraziamento. Ecco, da già appendere, pure un quadro per grazia ricevuta. Lo sai che sì. Tu sei buciardo e traditore. Fora! Avete Vallegre! Fora! Sì, o sai che sì! Tu sei la femmina malamente! Fora! Signora mia, signora Yolanda, buongiorno! Signora mia, mi ricordo, Gesù Giuseppe Sant'Anna. Gesù Giuseppe Sant'Anna, San Giacchino, mi ricordo, signore abbiate, mi ricordo. Domino, pensa bene a quello che fai. Rifletti almeno una volta nella vita. Ma io ho sempre riflettuto, ma cosa mi credi, un pazzo? Sono i tempi. Pensa alla posizione che occupi. Pensa a quello che direbbe la gente. Non mi importa della gente. Sofia mi piace. Io le piaccio. E sarà mia. Buonanotte. Io me la sposa. Ma tu sei un cretino. Sarà, ma me la sposa. Vieni qua. Mettiti a sedere e stammi a sentire. Tonino ragiona. Fuggi a donna Sofia. Fuggi e non precipitare nell'abisso. Ma a te, Sofia mi piace, mi esalta, mi ama e io l'amo. Ma donna Sofia ha 30 anni meno di te. Ma il cuore non invecchia! Oh, il cuore non basta, donna Sofia. Io so quel che faccio e quel che posso. Tonino, quella è una maliarda. Quella è una sirena, Tonino. Io so tenere testa a 1000 sirene. Ma tu sei uno spaccone e basta. Io sono quello che sono. Purtroppo lo so, ma io il dovere... Ma che dovere è dovere? Io non sono un minorenne, ma te... Tu sei un minorato. Qui, vabbè, sarò un minorato, ma non torno indietro. Vos deos perdere vult? Mi voglio perdere, ma te. E così sia. Uì, donna Sofia bella. Accomodate. No, grazie. Ma quanto siete belli.
Buongiorno, comandante. Uè, Gonda. Oh. Buongiorno. Tutto sistemato. Grazie. Favorite. Grazie. Donna Dovi, dovrei dire una parola. Subito dopo, signora. Aspettate un momento. Favorite, prego. Grazie. Accomodatevi. Prego. Don Antò, scusate se mi sono permessa di venire non qua. Non una parola di più. Ho revocato la procura a mio fratello e stracciato la sentenza di sfratto. Prego, siete contento? Grazie, Don Antò. Ve lo dissi la prima volta che vi incontrai. Voi siete un santo. Ma purtroppo i guai non sono finiti. Che c'è? Don Antò, io sono una povera vedova. Fatico tutta è urnante. Mi faccio i fatti miei e la sera sono costanca morta. Lo so, siete una gran donna voi. Quando siete belle. Sì, sì. Ma come state bene? Come mi dispiace di non avervi conosciuto così. Ah, non me lo dite. Perché? Vi fa effetto? Sì, mi fate soffrire più di quello che soffro. L'arma per me era tutto. Oh, scusate, non sapevo. Poco male, il vostro dolce rimpianto vuol dire che mi volete un po' di bene. Don Andò, io sono una grande sfortunata. Le male lingue si sono messe all'opera. Le male lingue faranno la mia e spero la vostra felicità. Un minuto fa ho detto a mio fratello che intendo fidanzarmi ufficialmente con voi. E Don Matteo che ha detto? Le solite cose, pensa, ci rifletti, ma al cuore non si comanda. Don Andò, voi siete un uomo di mondo. La vedova fidanzata o è mantenuta o è sposata. Oh, ma io sono pronto. Sophie, volete sposarmi? Sophie, io pendo. Pendo dalle vostre labbra dalle quali deve sbocciare il dolce monosillabo sì. Donna Sofia Cocozza, volete sposare il qui presente caro tenuto cavaliere Antonio? Ve lo dirò domani. E perché non oggi? Domani finisce il lutto. Però dovete considerarmi già fidanzato ufficiosamente. E se vi fa piacere. Donna Sofia, stasera posso avervi alla festa? Don Andò, questa sera non mancate, vi aspetto. Oh, volerò. Ci dobbiamo proprio divertire. Lasciatevi servire. Grazie. Donna Sofia, alla grazia vostra. A scazzo di cola. Presente. Favorite. Ho un minuto di pazienza e vi faccio prendere subito le misure per l'uniforme. No, no, non date retta, le misure non servono. Sono venuto a dirvi che rinuncio al posto di vigile. E le ragioni? Le sapete meglio di me, state per buono. No, un momento, giovanotto. Io non vi permetto di tenere un contegno simile. Io tengo contegno a capapara. No, voi non avete il diritto. E mi dovete una spiegazione. La spiegazione la sapete, non fate l'ingegno. Io non so nulla, vi impongo di parlare. No, voi non imponete niente. Io vi faccio arrestare per oltraggio al pubblico ufficiale. A chi? A chi fate arrestare voi? Quando l'ho stracciato sono io, no voi che andate correndo a piazza innamorata mia. Che andate facendo cascamorto con uno che vi potrebbe essere figlio. Fuori! Fuori di qui! Oh, ma che fai? Andiamo! Non mi tocca. Donna Do, io sono povero saccio, sono disoccupato. Ma a me non mi fa vergogna, perché io sono mamma d'onore. No, signor, a chi piange? La faccia si bagna, niente si cambia. Caramella, ditemi voi che devo fare. Ah, signor, scusi, ma tu sei stupida. Dite quello che vi pare, non mi importa niente. Vieni qua, asciuga delle lacrimucce e guardati nello specchio. E scoperchiate. Oh, oh. Tu sembravi un guatere sacco. Guarda che spalle, che braccia, che petta palomella. Tu sei la Venere di Raffaella. Sant'Andrea della Valle, se ti vedi comandante, chi legate faccia terra. Basta, basta! Te lo giuro. Preferite salire su al paese o facciamo quattro salti? Oh, per me. Prego. Donna Sofia Bella, accomoda. Buonasera. Buonasera. Cantare tu, prego. Non conoscere canzoni. Hello. Erica, how are you? Hello, how gorgeous nice to see you. You're looking well. Pescatore tu? No. No? Cosa fare? Niente. Oh? Partire. Ah, partire? Lontano? Sì, lontano assai. Oh.
mambo. E che è sto mambo? È una danza brasiliana. Sono colonnello. Oh, come al mio tavola. Nu prenotesi, mi dispiace. Oh, you dot, vostro figlio? Bellissima. Somiglia a lei, vero? No, non è mia figlia. No, no, io sono fidanzata con il comandante. Sono fidanzata. Excuse me. Rian. Volete parlare con me? Sì, fidanzata, permette? Oh, ma naturalmente. Allez, mon cher, allez. Très gentil. Grazie. Allons. Che desidera? Gelato, crema e cioccolata. Domanda al signore se desidera qualche cosa. Già servita all'altro tavolo. Se disturba, me ne vado. No, nessun disturbo. Grazie. Non c'è di che. Bontà vostra. Piacere. Meno male. E così ci diciamo pure addio, eh? Non ricominciamo. Ma che ricomincia? È finita, no? Finito tutto. Io volevo dirti addio veramente perché parto. Aro vai. C'è un ingaggio per Venezuela. E quando parte? Domani, va che piglio vapore a Napoli. Ha già combinato lo spalle in guacchio. Così speciale per fanguacchio. Arrivederci e buona fortuna. E mandami i confetti. Oh, excusez-moi. Sofia? Sofia? Ma che è successo? Ma non vedete che mi sono sporcato tutto il vestito col gelato? Nulla di grave, basta un po' d'acqua o preferite cambiare? No, preferisco tornare a casa, sono stanca. Ma così all'improvviso, ma che è successo? Ma sì, mi sento stanca, la musica mi dà fastidio, mi sento rattristata. Forse perché domani fa un anno che Pascolino mi è morto. Pace all'anima sua. Buonanotte. Vi accompagno. Ma no, restate. Vi accompagno fino all'uscio di casa, non oltre. Ma no, restate, divertitevi, mi fa più piacere. Ma che piacere senza di voi? Don Andò, quando sto così è più meglio lasciarmi andare. Ma come state? Sto nervosa. State proprio. General! Oh, non ce ne sui pa, General. Pa meme colonnello. Lesson perdre, glisson. But what happened? Are you sad? Lei è triste? Come sa? J'ai besoin de réfléchir.
Ah, ho capito. Io adesso faccio attrice. Mademoiselle? Oh, yeah. Excuse me. Prego. Buonanotte. Buonanotte. Talo Pascazio Nicola. Che lo mando via? Sì, non ricevo. Sì, io sì. Dovete andare via perché oggi il comandante non riceve. E se non riceve è inutile che perdete. Non ricevo. Sì, non ricevo, dovete andare via. Pascazio Nicola! Venite. Comandante, sono venuto per ritirare i documenti personali miei che presentai per il concorso. Quelli... Quello mi serve un buon passaporto. Partite? Sì, signore. O Venezuela. Subito. Ecco. Grazie assai, comandante. Aspetta, ma tu vuoi proprio partire? Sì, comandante. Vedi, Pascazio... Io commisi la stessa sciocchezza che vuoi commettere tu. Per uno stupido motivo di gelosia mi arruolai nei carabinieri e me ne andai. Vuoi andartene pure tu? Donato, io già partì. Ma voglio troppo bene a Sofia. E lei? Lei te ne voleva prima che io... Donato, vi parlo come in punto di morte. Ah, oh, lascia sta morte. Donato, Sofia ed io amoreggiavamo da tempo. E che il papà a casa e per far promuovere a me ha fatto tutta la commedia con voi. Ma io l'ho capito benissimo. Io non mi sono mai illuso. Io mi sono gelosito, l'ha giungiuriato. Che la si è offesa e... Patatrac. Faccia il rimedio. Donna Sofia ti perdonerà. Donna Andoia conosco. Quella Sofia non perdona. Ieri sera Titina ha tentato. Stamattina aiuto perfino la zia mia a parlarle. Niente da fare. E aveva ragione, l'ha giungiuriata troppo. Donna Andoia, quella mi perdona soltanto se mi accino. E babù, a mali estremi, astuzie estreme. Vieni, ma... siedi al posto mio. Oggi è festa e sarà festa anche per te. Ecco, piglia la penna, la carta. Donato, ma io non ho mai scritto. Io non saccio. Se permetti, ti detto io, scrivi. Fate. Adorata. No. Diletta mia. No, è troppo letterario. Sofia mia. Leva mia. Sofia, virgola, da capo. È più tragico. To, ingiustamente. No. To, ti, apostrofo, H-O, verbo. Sediamoci qua. Donando, ma perché mi avete portata qui? Vi dovete distrarre. Volete una granita o un gelato? Un gelato. Cameriere? Comandi. Due gelati di caffè. Va bene. Donna Sofia, alla grazia vostra. Comandante, buona permanenza. Oui, ciao Nicolì, buon viaggio. E stai attento, Scrivi. Vi siete già salutati? Ieri sera. Povero figliuolo. Scappa. Con rimpianto amaro dell'amor mio che fu, il più bello che tu potrai sognare e mai più ritrovare, vi chiamerai in van. Il tuo affezionatissimo e indelebile Nicolino. Ah, bravo. Capatosta, eh? Capatosta che l'uguaglione.
Vi fa proprio pena pensare che va nel lontanissimo Venezuela. Zona tropicale, serpenti velenosi, belve feroci. Ah, ragni grossi così. Zona tropicale, caldo umido, malaria. Peggio per lui. Ma che vi ha fatto? A me? Niente. Ma chi le s'accide in zona tropicale, eh? Avreste dovuto dissuaderlo. Dissuaderlo io? E perché? Ma non mi diceste che era un vostro lontano parente? Me lo raccomandaste con tanto calore. Ebbi anche il sospetto che gli voleste bene, fui quasi geloso. E mo se ne va in zona tropicale che ha malaria perniciosa. La meba non perdona. Se sopravviverà, povero figlio, sarà ridotto a una larva umana. Ma è lui che se ne vuole andare! Ecco Nicolino. Che guarda, che vuoi? Sofì. No, non mi tocca. Non parla. Non farti più vedere. Va a stenda. Sofì. A stenda. Che fai? E che già fa? Va, corro. È inutile. Ma senta a me, vai sicuro, va. Precipitati, va. E voglio chiedere scusa. E che? Mi credevo non me niente, invece. E invece ci sappiamo fare, eh? Ecco. Stato buono. Addio. Oggi per la prima volta hai compiuto una buona azione. Bravo, sono contento di te. Ma te? Dimmi, caro. Qual è l'ordine monastico più rigoroso? Che è sta domanda? Una curiosità. Beh, ci sono i certosini e di più ancora i frati trappisti. Non parlano mai e si salutano dicendo: fratello, ricorda che devi morire. Trappisti. Si scavano la fossa ogni giorno. Ah. Oh. Buonanotte. Beh, santa notte, Matteo. Santa notte, Tonio. Santa notte. Ah.
Fratello, ricordati che devi morire. Fratello, vatti a coricare. Essere o non essere, questo è il problema. E quando tu dormirai dimenticato sotto la terra grassa, meravigliosa. Che profumo. Lavanda cannavale? No. Notte d'Oriente. Ah. Conosce la preghiera di una vergine? Come no, fin da bambina. Vogliamo suonarla a quattro mani? Violante, Violante. Orlando, Antonio. Violante. Tonino. Matteo, lascialo stare.